Cari concittadini, oggi parliamo del rione IACP perché voglio illustrarvi tutte le azioni concrete messe in campo in questi 5 anni e quello che abbiamo progettato per i prossimi 5. Però ci tengo a partire da una premessa per me molto importante. Negli ultimi anni la comunità di quel rione si è dovuta abituare a sentire promesse che puntualmente rimanevano sulla carta. Io nel 2016 sono andato in campagna elettorale e ho fatto una sola promessa. Ho detto che non sarebbe passato un giorno senza che io lavorassi per migliorare la vivibilità in quel rione. Passo dopo passo, con impegno e serietà, giorno dopo giorno. E oggi con grande orgoglio posso mettere per iscritto il lavoro che abbiamo fatto in questa brochure e mostrare con i fatti le azioni concrete messe in campo. Siamo partiti da un'opera molto importante, un'opera pubblica, il PRU, un finanziamento di oltre 1 milione di euro che stava fermo da tantissimi anni. Abbiamo completato le procedure, abbiamo perfezionato gli atti, abbiamo aggiudicato, abbiamo fatto le opere e oggi vedete lì tutto quello che è stato fatto in termini di arredo urbano, in termini di riqualificazione, in termini di strade, in termini di marciapiedi. Piedi e anche di verde pubblico attrezzato. Un'opera veramente importante da tantissimi anni che nulla si mettesse in campo in quel rione. Abbiamo realizzato due importanti collegamenti viari: il completamento di via Michelangelo fino a via Giacumbi. Questo è un asse molto molto importante anche in una prospettiva futura. Il secondo è una strada nuova che collega via Tiziano con via Giotto. Questa strada noi l'abbiamo voluta intitolare a Dante Alighieri, perché una città di cultura come Santa Maria Capua Vetere non può permettersi di non avere una strada intestata a Dante Alighieri. Abbiamo colmato questa lacuna, fra l'altro in un rione in cui c'è via Michelangelo, via Giotto, via Tiziano, via Raffaello. Era importante intestare anche una strada al sommo poeta. Abbiamo poi pensato a un aspetto molto importante e dedicato grandi energie a una programmazione dello sport. Abbiamo preso una vecchia convenzione ferma, anche questa da tantissimi anni, con l'IACP per la costruzione di un campo polivalente all'aperto. A brevissimo entrerà in funzione dopo che saranno stati risolti alcuni problemi tecnici che si sono manifestati. Dopodiché abbiamo messo in campo le procedure per affidare il campo di calcio di Via Giotto. È stato aggiudicato al Gladiator, che ha una programmazione importante sul settore giovanile. E poi la notizia fondamentale, di fondamentale importanza di questi giorni, è l'avvenuta concessione a Santa Maria Capua Vetere di un finanziamento che avevamo chiesto. Infatti nella brochure si parla di richiesta di finanziamento. Ebbene, 2 giorni fa è arrivata l'ufficialità, abbiamo 699.000 euro, 700.000 euro per la costruzione di un nuovo palazzetto al coperto polivalente, copertura in legno, struttura tutta a risparmio energetico, tutta proiettata nel futuro con gli spogliatoi. Lì avremo un grande centro dello sport con una struttura all'aperto, con un campo di calcio della scuola calcio del Gladiator e con questa struttura polivalente dove al coperto finalmente si potrà fare pallacanestro, pallavolo in una struttura bellissima. 700.000 euro e i tempi saranno anche quelli, diciamo, europei, perché sono fondi che comunque arrivano dal governo e dall'Europa. Tanto è stato fatto, tanto stiamo facendo. In questi giorni penso alla pulizia importante di quell'area verde che sta fra via Michelangelo e via Raffaello. Abbiamo ancora programmato due importanti collegamenti. Abbiamo poi degli obiettivi importanti già programmati. Innanzitutto il completamento della riqualificazione urbana e della rigenerazione con le due aree che sono fra via Giotto e via Raffaello. Anche lì abbiamo programmato un qualcosa che miri a favorire l'aggregazione, quindi con aree di socializzazione, aree di verde attrezzato. Avremo nell'area parcheggio che abbiamo creato ex novo a fianco a via Dante Alighieri, abbiamo immaginato un mercato rionale, quindi lavoreremo per attivarlo. È un'altra cosa che attiveremo, che avevamo già previsto in un periodo pre-Covid, abbiamo programmato e messo in campo nel periodo pre-Covid, ma adesso dobbiamo stabilizzare, è il collegamento del trasporto pubblico fra il rione, il centro della città, il mercato,
il cimitero, almeno nei giorni festivi, questo sistema di trasporto pubblico lo metteremo in campo costantemente. Altro obiettivo importante a livello viario è il completamento di Via Michelangelo. Alle spalle dell'Andolfato arriveremo fino al confine con Capua. Questo è un asse viario di fondamentale importanza alla luce di quello che è un obiettivo che sapete concreto e importante che stiamo perseguendo, che è quello dell'ospedale nuovo nell'ex Andolfato. Insomma, con orgoglio ci tenevo a illustrarvi il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni per il Rione e il lavoro che abbiamo già programmato, che è fondamentale la continuità dell'attività amministrativa. L'abbiamo visto anche con questo progetto che adesso è finanziato. Tanto si è messo in campo e adesso stanno arrivando i risultati e in questo sarà fondamentale iniziare a lavorare con degli obiettivi precisi già il giorno dopo le elezioni. 5 anni fa mi avete votato sulla fiducia, oggi la fiducia ve la chiedo sui fatti.